Isola 16, Mercedes accusata da Edoardo di alla visibilità, risponde, non mi interessa. Mercedes Zenger ha deciso di rispondere alle accuse di Edoardo Tavassi di essere aver voluto creare delle dinamiche nel programma. La ragazza ha affermato che vuole occuparsi solamente di questioni che riguardano la vita reale. Dopo il ritiro dall'Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. In una diretta, su Instagram, il 37enne ha sostenuto di non aver mai creduto a Mercedes Zenger, ha giocato tanto. Al contrario, il diretto interessato ha ammesso di essersi ricreduto su Estefania Bernel tanto che gli piacerebbe portarla a cena fuori. Secondo il 37enne, Mercedes davanti alle telecamere sollevava dubbi sul loro rapporto mentre lontano dai riflettori comprendeva i suoi sbalzi d'umore. Terminato il reality show di Canale 5, Mercedes Zenger è tornata sui social. A detta della 27enne, alcuni follower le avrebbero chiesto di esprimere un commento sulle ultime dichiarazioni di Edoardo Tavassi. Stanca delle continue domande, la diretta è interessata ha fatto delle precisazioni, vi informo che non me ne frega niente. L'ex concorrente dell'Isola 16 ha precisato di volersi occupare solo delle vicende riguardanti la vita reale. In occasione della puntata finale dell'Isola dei Famosi, la diretta interessata ha rivelato di essere intenzionata a recuperare il rapporto con la mamma Eva. Madre e figlia non si parlavano da 2 anni, ma ora sono entrambe disposte a recuperare il tempo perso e mettere da parte i dissapori del passato. Per chi non lo sapesse, Eva è stata coinvolta, con l'attuale compagno, in un incidente stradale dove una coppia di anziani ha perso la vita, motivo per la quale si pensava che Mercedes all'ultimo avesse rifiutato di partecipare al reality. All'Isola dei Famosi, Mercedes Zenger aveva mostrato un certo interesse per Edoardo Tavassi. Quest'ultimo, però, le aveva chiesto di rimandare la frequentazione al post-reality show. Poco prima del ritiro del 37enne romano, il rapporto tra i due naufraghi aveva cominciato a essere più distaccato. In particolare, il fratello di Gwendalina Tavassi aveva ammesso di non fidarsi delle reali intenzioni della compagna d'avventura. Secondo Edoardo, Zenger voleva intraprendere una relazione in Honduras solamente per avere visibilità. A tal proposito, l'ex naufrago ha confidato di aver trovato più sincerità in Estefania perché non ha mai indossato delle maschere nel bene e nel male.